vista in aerta, mi sono rivolto in Arbrecht, ho detto benvenuti, quindi un caro saluto a tutti i presenti. E cominciamo a salutare intanto la già senatrice della Repubblica Italiana, Antonella Ranieri Bruno. Poi c'è la figlia, Margherita Ranieri, che ha tradotto questo libro. Poi abbiamo il professor Altimari, ordinario di letteratura albanese all'Università di Cosenza. Io direi una bugia se non vi dicessi che sono emozionata. Sono emozionata per i motivi che vi dirò brevemente. Per essere in questo posto che amo in maniera incredibile. Questa è la città che ha dato i natali a mia nonna. Mia nonna faceva parte di una delle 7 famiglie. Mia nonna, Pierina Manes, membro di una delle 7 famiglie che fecero il giro dello stretto di Messina e approdarono prima a San Lucido, dove rimasero per qualche tempo. Poi avvistate le vele dei saraceni, i turchi, che erano il pericolo incombente, trovarono un posto più raccolto e nascosto e videro la rocca, quella rupe dove poi costruirono, dice la signora, la caseda, cioè il castelluccio, che nei racconti della mia infanzia ha un posto importantissimo, perché mia nonna diceva che aveva il permesso da suo padre, il cavalier Giuseppe Manes, alto 1,90 m, biondo, gli occhi azzurri e due baffoni che ricordava in qualche maniera la figura di Skanderberg, non permetteva che la figlia andasse alla messa, diciamo grande, alla messa delle 11, perché diceva ci sono gli sbizzinotti, e quindi lei aveva il permesso di andare a Castelluccio alla messa delle 6. Però il ragazzino che a quel tempo le interessava andava a Castelluccio, e quindi nonna diceva gli sbizzinotti non c'erano, ma chi che mi interessava lo guardava lo stesso. E sono emozionata perché la mia giovinezza, che è piuttosto lontana, era il tempo in cui l'affabulazione, il rapporto tra le generazioni era molto più intenso, non c'erano i social, non c'era la televisione. Quindi noi, qua c'è presente mio cugino Giuseppe Bruno, anche lui ha passato molte estate qui a Falconara con la mamma, pure lei albanese, di San Benedetto Ullano, per cui noi invidiavamo questi cugini, loro parlavano l'albanese con la mamma, con mia nonna, mentre noi, avendo una mamma toscana, non ci ha mai consentito di parlare né in dialetto e né di apprendere l'albanese, tranne qualche parola, ui, buk, krip, ti duomiro, shum, shum, ti voglio bene, cioè, sai, no? Shimend, sì, lui, queste piccole cose. Non l'abbiamo mai imparato, ma questi cugini ci facevano un bel po' di invidia perché loro lo parlavano. Allora, questa sera qui sembra una cosa poco importante. Diceva il sindaco, ed io concordo con lui, purtroppo viviamo un tempo in cui se lo svago viene considerato soltanto il ballo, cioè la musica, la mangiata, eccetera, è un imbarbarimento che il nostro paese, l'Italia, e non soltanto l'Italia, purtroppo sta avendo da un po' di tempo. Se è vero, come è vero, che qualche tempo fa è stato sospeso il programma di Alberto Angela, programma scientifico, perché Island Temptation su Canale 5, l'isola delle tentazioni, aveva un audience più alto, per cui si è pensato di stoppare Angela e di far andare avanti quello, perché ormai lo spettacolo è solo questione di audience. Quindi, diceva il sindaco, la presentazione di un libro non interessa, ma non è una presentazione di un libro questa sera.
per noi, per me, per tutti quanti voi è un pezzo di storia. È la vostra storia, è la nostra storia. È una microstoria che entra nella maxi storia. Non è la storia dei libri, che molte volte sentiamo lontana da noi. È la storia di tutti noi. Attraverso questo libro, molto bello, per cui mando un pensiero affettuoso e un ringraziamento a Rosa Musacchio, che vive così lontano e che ha pensato di scrivere la storia raccontata da sua madre. In questo libro io ho ritrovato nomi, persone, luoghi, tradizioni che facevano parte del discorso di mia nonna. Mia nonna, una donnina di un metro, forse 1,50 m, quando si arrabbiava si alzava e faceva: "Guagliù, io sono una Skanderberg". Noi tutti quanti, dice, sì, ha parlato la Skanderberg. Beh, ma noi questa sera siamo anche con Skanderberg, una delle figure più belle della storia di tutti i tempi, un guerriero grandissimo, la grandezza di un Alessandro Magno, la grandezza di un Simon Bolivar, di un Garibaldi. Però non tutti in Italia conoscono questa figura grandiosa. Di chi dovrebbe essere il compito? Noi questa sera quindi abbiamo qui con noi Giorgio Castriotto Skanderberg. Abbiamo tracciato un ponte tra noi e l'America, lontano, ma non soltanto Chicago, perché nell'America, anche nell'America meridionale, ci sono tanti calabresi, tanti albanesi, tanti arbresci, tanti gheghi. Poi vi dirà mia figlia, il professore, la differenza tra arbresci e gheghi. Io questo non lo sapevo, l'ho appreso da questo libro, però mi ricordo che quando mia nonna sposò mio nonno, un mastro Bruno di Fiume Freddo, Francesco Bruno di Fiume Freddo, che aveva 17 anni più di lei, lei aveva 16 anni, a Fiume Freddo ci fu un brontolio, come? Si è sposato una ghiaia. E siccome circolava, e circola tuttora purtroppo, ho detto: se incontri un lupo in albanese spara l'ugheggio prima che sparare a lui. Quindi cioè, noi invece questa sera qui creiamo dei ponti e capiamo che cos'è la cultura, perché la cultura è contaminazione, guardate, la cultura è contaminazione. Quindi noi qui abbiamo i nostri fratelli emigrati tanti anni fa che qui si sono integrati, mentre ancora oggi c'è un problema terribile. Stiamo colpendo il diverso, lo stiamo facendo affogare, lo stiamo facendo distruggere noi. Gli albanesi in particolare, che hanno vissuto una diaspora nella diaspora, che quando sono andati in America erano guardati male anche dagli italiani, oltre che dagli altri emigrati, gli inglesi, gli irlandesi, venivano guardati il diverso, la paura del diverso. Siamo arrivati nel 2024. E il diverso lo perseguitiamo ancora? Il Mediterraneo, il grande mare nostro, è diventato un cimitero a cielo aperto? Questa sera stiamo facendo qualcosa di molto grande. E io voglio ringraziare, oltre la signora che ha scritto il libro, mia figlia che lo ha tradotto, il professore Altimari, che è il titolare di una facoltà che veramente, per la quale ci siamo battuti. Non soltanto io, un gruppo di colleghi, l'università, per la verità, ce ne ha dato atto con una bella pubblicazione. Ci siamo battuti per la conservazione e la protezione delle minoranze linguistiche, delle lingue, perché è attraverso la lingua che l'uomo si diventa uomo, è la lingua, è la parola che ci fa uomini. Questo lo diceva Don Milani, e quindi io di fronte a Lorenzo Milani chino la testa. Dovremmo, sindaco, di queste iniziative farne tante. All'inizio la gente ci guarderà un pochino e aspetterà che si finisca per cominciare la vera e propria festa, cioè ballare, mangiare, ma poi pian piano la gente capisce. La gente capisce, e capisce anche che l'uomo, la persona, uomo, donna, muore davvero soltanto quando nessuno lo ricorda. La morte è questo, quando nessuno ti ricorda più muori,
E qua invece io non solo sono vicino a Skanderberg, ma sono vicino a mia nonna. A mia nonna di 16 anni che faceva il corredo al telaio e diceva che sentiva tic-tac, tac, trac, trac, trac e sognava. Mia nonna è morta da 35 anni, mio nonno è morto da 80 anni, io non l'ho conosciuto. Il bisnonno, i trisavoli sono morti da tanto tempo, ma sono qui con noi. E le case, la casa, noi siamo contenti di aver dato questa casa che conserva, come tutte le case, brandelli di storia, di memoria, voci, ricordi, che vanno perduti, che non devono essere lasciati all'incuria del tempo, ma devono tornare, perché quella testimonianza non solo si faccia storia, ma serva a noi per crescere. Veramente non c'è altra strada, guardate, non ce n'è altra, perché gli uomini passano. Quando abbiamo consegnato la casa, il sindaco non era il dottor Candreva, qua era un altro. Io sono stata sindaco di Paola, ma adesso non lo sono più. Gli uomini passano, hanno dei ruoli, ma passano. Però il senso, il filo rosso che ci unisce deve continuare. E Falconaro Albanese, questo piccolo, bellissimo borgo, è la dimostrazione di come veramente un processo di accoglienza e di integrazione possa essere l'unica strada oggi per fronteggiare violenze, guerre, cose terribili che ascoltiamo tutti i giorni e delle quali veramente sembra che l'uomo non riesca ad uscire. Esce soltanto con questo, con la cultura come contaminazione e come ricordo, come memoria. Quello che questa sera in un piccolo centro della Calabria può sembrare un miracolo. E per certi versi lo è. Grazie.